Ciao e benvenuti nel mio canale. Anche questa TV è stata riparata a culo. Ovviamente a culo, perché sono stato anche fortunato. 40 pollici trovata per strada. La cosa bella è che quando l'ho trovata aveva tutto il pannello ghiacciato, quindi quando l'ho presa era ghiacciata sia da una parte che dall'altra, perché comunque l'ho trovata in un paesino dove la temperatura andava sotto i meno 2 gradi. Quando l'ho portata a casa, l'ho tenuta una settimana ferma, l'ho accesa. Tra qualche istante andrete a vedere come 7 giorni fa ho riparato questa TV. Sta funzionando. La cosa bella è che quando l'ho ritirata da questa, da questo posto che era sotto un villino, è passato con la spazzatura, con la lista degli ingombranti da ritirare. Ho sentito dire, perché ero lì nei paraggi ancora, da dove stanno le due TV che erano dichiarate sul foglio? Non c'erano, certo, l'ho presa io. L'ho riportata per strada, l'ho salvata, perché era questa qua, era destinata alla spazzatura, era per strada abbandonata, che faccio, la lascio lì per gli altri. Ma l'ho presa io, l'ho portata a casa, adesso sta funzionando. Adesso andiamo a vedere come ho risolto questo problema, cosa aveva questa TV e grazie a un attrezzo particolare sono riuscito a risolverlo. Fa un piccolo rumore. Guardate che bel difetto che fa la TV. Cioè, incredibile. Questa qua non si può riparare. Questa qua è la scheda madre. Però sembra che qui esce qualche tipo nessun segnale. Tipo la scritta qui. Nessun segnale. Però boh. Potrebbe essere anche altro. Però comunque i LED si accendono, eh? Questa qui la posso utilizzare come recupero LED per sistemare qualche altra TV, perché comunque ho delle TV che non hanno i LED, hanno i LED non funzionanti, tipo questa qui. Questa qui ha LED non funzionanti, però questa qua è una Telefunken. Invece questa qui è un LG. Vabbè, comunque adesso intanto la smonto e vediamo se i LED di questa TV qui li posso mettere su quella TV, sempre se sono uguali, sempre se sono compatibili. Però sento un rumorino, non so se voi riuscite a sentirlo, ma adesso prendo il microfono che è lì, lo metto vicino e vi faccio sentire il rumorino che sento anch'io. Però magari la smonto prima e sentiamo il rumore da smontato, così già che individuiamo da dove arriva questo rumorino che io sento. Allora, come prima cosa, le viti le abbiamo tolte, perché è inutile fare un video che rimuovo tutte le viti che sono qui ai bordi, una che è qui e una che è qui, e quelle sotto i piedi, perché comunque i piedi già non c'erano. Vabbè, l'ho trovata così, senza piedi, già è tanto che l'ho trovata e che si accende. Però vediamo dentro com'è fatta. Eccola qua. E quindi sentiamo un rumorino da queste parti. Quindi andiamo all'alimentazione e vediamo qual è il rumore. E qui, appena ho collegato, si sente un rumorino qui. Sentite? Qui non c'è niente, ed è qui il rumore. Il rumore c'è ancora, nonostante ho staccato il display. Quindi non è problema di display, è questa qui che fa il rumore. E ve lo faccio sentire. Vabbè, facciamo una prova. Stacco intanto la spina, ricollego i flat qui e poi voglio fare dei movimenti particolari su questa scheda. Voglio vedere se la fletto, se poi funziona.
perché magari potrebbe essere anche qualche saldatura fatta male. Oppure questa qui la vado a cercare su eBay, perché ho appena visto il modello e costa tipo 25 euro. Magari con 25 euro la riparo senza smontare e adattare i LED, perché preferisco riparare questa qui che LG. Anzi, non è che LG è meglio da Telefunken, comunque è sempre un LG. Ah no, questa qui la devo lasciare smontata. No, 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 no. Questa la devo lasciare smontata. E vediamo cosa succede qua se piego sta scheda. Se è qualche problema di contatto. Eccolo qua. Lascio, piego, lascio. C'è ancora qualche problema. Sì. Devo fare qualche saldatura. Continua a vedersi male, nonostante ho piegato la T-Con del monitor. Magari rifacendo le saldature, una TV LG da 40 pollici sarà tutta mia. No, suona ancora. Il difetto c'è ancora, nonostante l'abbia scaldata. Ecco qui il difetto, la linea bianca sopra. Quindi, siccome adesso io di questa qua me ne sbatto un cazzo, la riscaldo ancora, la fondo. No, non mi interessa, la devo fondere. Adesso la fondo, adesso basta. Adesso sta fondendo lo stagno, si vede che fonde. Minchia, lo sto bruciando proprio. Non c'è neanche tanta aria, perché se poi metto aria forte, rischio che con l'aria alcuni componenti si staccano e vanno in giro sulla scheda. E poi la posso buttare già adesso, perché dopo quello che sto facendo io, mi sa che le 25 euro ce le devo spendere per il pezzo nuovo, sicuro. Allora, praticamente io mi sono fissato troppo su questa parte, ma ho notato che mentre faceva rumore mettevo la mano prima qua e poi la mettevo qua, e notavo che da questo lato il rumore iniziava a sparire, perché ovviamente con la mano facevo da pararumore, insomma. Quindi mi sono fissato sempre con questo qua a 450 gradi per vicino, tanto proprio così, per 30 o barra 40 secondi, fino a quando ho visto che alcune parti di stagno qui iniziavano a bollire, tipo questa cosa qua che si vede qui, questi due puntini iniziavano a bollire, vuol dire che sono riuscito a sciogliere lo stagno. Adesso non mi resta che aspettare, ovviamente, che si raffredda, e poi andare a fare sta benedetta prova. Ah, che culo!
Che culo, che culo. Sono le 23:50, quindi adesso tutta la notte la lascerò accesa e ci vediamo domani per vedere se ancora funziona e per i saluti. In realtà non è passato un giorno, ne ho fatti passare 7, l'ho usata per 7 giorni e oggi siamo al 20 febbraio 2021 alle 15:17 e la TV sta funzionando ancora perfettamente. Ringrazio Sabino che mi ha regalato questa stazione di aria calda, perché così sono riuscito a risolvere il problema di questa TV e sicuramente risolverò altri tipi di problemi con questa fantastica stazione che ha pagato pochi euro, insomma. L'ha comprata per lui, ma ovviamente l'ha data a me, perché ovviamente i lavori più difficili li assegna a me e io e Sabino siamo due amici, grandi amici. Ciao Sabino! Adesso che ho questa TV 40 pollici tutta per me, posso tenerla qui in laboratorio per vedere alcuni video su YouTube, tra cui quello di Bonitech, dove stiamo vedendo un video come assemblare un PC nel 2021 guida passo passo parte 2. Grande Bonitech! Se volete fare un salto sul suo canale, fatelo pure, Bonitech, link in descrizione. E Bonitech, un attimo ti metto in pausa perché finisco un attimo di girare il video e poi ti guardo, eh? Vai tranquillo. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale. Un bel reflow fatto su questa TV trovata per strada, ora è tutta mia, 40 pollici. Per oggi è tutto, vi saluto, ciao e alla prossima.